Quando mio morì, cominciai a pensare che chiunque avesse creato il nostro pianeta ne aveva creato contemporaneamente anche un altro, in chissà quale punto dell'universo. Le persone, quando muoiono, vanno lì. Quest'altro pianeta si chiama Archivio. Acrivio? Chiese Yuji. No, archivio. 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 Pianeta archivio. Acri, disse, e dopo averci pensato un po', aggiunse Dio. Oh, insomma, basta. Amen. Somiglia a una biblioteca. È silenziosissimo, pulito e ordinato. Insomma, è enorme ed è attraversato da un corridoio lunghissimo, infinito. È lì che in pace vivono le persone che hanno lasciato la Terra. Direi che è come se fosse il profondo del nostro cuore. Che cosa vuol dire? Beh, quando la mamma è morta, te l'hanno detto tutti in famiglia, no? Che lei rimaneva comunque e sempre dentro il tuo cuore. Sì? Ecco, quello è il pianeta dove si riuniscono le persone rimaste nei cuori di chi è ancora qui. Possono continuare a viverci finché qualcuno dalla Terra le pensa. E quelli che vengono dimenticati? Beh, in tal caso dovranno abbandonare Archivio. E allora sarà davvero un addio per sempre. L'ultima notte tutti gli amici si riuniscono e danno una festa d'addio per chi se ne va. E mangiano torte? Sì. Mangiano anche delle torte. E anche le uova di salmone? Sì. Ci sono anche quelle. Sono una delle cose che Yuji ama di più. E anche sai di tutto, non ti preoccupare. Senti, e su quel pianeta c'è anche Jim Bottone? Perché? Io lo conosco. È questo che significa rimanere dentro il cuore, no? Vediamo. Giusto ieri sera gli ho letto Le avventure di Jim Bottone. Credo di sì, forse. E la locomotiva Emma? C'è anche lei? Emma non c'è. Ci sono solo le persone. Ah, disse Yuji. C'è Jim Bottone e anche Momo. Cappuccetto Rosso e ovviamente anche Anna Frank. Di sicuro ci sono anche Hitler e Rudolf Hess. Anche Aristotele e Newton. E che cosa ci fanno tutto insieme? Cosa fanno? Vivono lì semplicemente. Solo questo? Solo questo? Forse pensano. Pensano? A che cosa? Questioni complesse. Serve tempo, sai, per trovare delle risposte. Quindi continuano a pensare sempre, anche una volta arrivati lì. Anche la mamma? No, la mamma pensa a te. Davvero? Certo, per questo anche tu non ti dimenticherai mai di lei. Non la dimentico, no. Però sei piccolo, hai trascorso insieme a lei solo 5 anni. Già, quindi ti parlerò di lei, di com'era, di come ci siamo incontrati e poi sposati, e di quanto fosse felice quando sei venuto al mondo. Oh, sì, e voglio che te ne ricordi. Per sempre. Devi assolutamente ricordarti di lei. Così quando anch'io arriverò su Archivio, potrò incontrarla. Capito? Come? Lasciamo perdere. Sei pronto per andare a scuola? Sei pronto? Ti sei messo il distintivo con il nome? Chissà perché non mi sente. Non faceva così quando c'era mio.
Forse è un problema psicologico. È ora di andare, dai. Presi la mano di Yuji, per metà ancora nel mondo dei sogni, e uscii dall'appartamento. Affidai al capogruppo e lo accompagnai con lo sguardo. Di fianco a quel ragazzino dodicenne, Yuji sembrava proprio un bambinetto. Per i suoi 6 anni era piccolo, come se si fosse dimenticato del tutto di crescere. Visto da dietro, il suo collo era lungo e sottile, come quello di una gru. Da sotto il cappellino giallo, i capelli avevano lo stesso colore di un tè di qualità Dairling al latte. Forse tra qualche anno anche questi capelli da principino inglese saranno diventati ricci e robusti. Per me è stato così, tutto merito delle sostanze chimiche che il corpo produce in gran quantità durante l'adolescenza. Quando sarà ora, anche Yuji si farà grande e magari in poco tempo diventerà più alto di me. Poi incontrerà una ragazza che somiglia a sua madre, l'amerà, e se tutto andrà come deve andare, nascerà una sua replica con metà dei suoi cromosomi. Per l'umanità è così da sempre, e generalmente lo è anche per la maggior parte degli esseri viventi. È una faccenda che continuerà a ripetersi finché la Terra continuerà a girare. Inforcai la mia vecchia bici che tengo nel sottoscala, puntai in direzione dell'agenzia di pratiche legali dove lavoro e iniziai a pedalare. È a 5 minuti da casa. Una vera fortuna, visto che non sopporto nessun mezzo di trasporto. Sono ormai 8 anni che ci lavoro e non sono pochi. In 8 anni possono capitare tante cose. C'è tutto il tempo per sposarsi, avere un figlio e vedere la propria moglie andarsene via, verso un altro pianeta. È quello che mi è successo. A 29 anni sono un padre single con un figlio di 6. Il mio capo mi tratta bene. Era già vecchio 8 anni fa, lo è tuttora e di sicuro lo sarà finché muore. Non riesco nemmeno a immaginarmelo da giovane. Non ho idea di quanti anni abbia. Sicuramente più di 80. Sembra un cane, un San Bernardo, quelli con la botticella appesa al collo, solo che dal suo pende un abbondante doppio mento. Gli somiglia anche perché è calmo e affidabile. I suoi occhi sono sempre assonnati e lucidi. Se al suo posto, seduto alla scrivania in fondo alla stanza, ci fosse davvero un San Bernardo, forse non me ne accorgerei neppure. Sempre stato fragile e quando mio è morta lo sono diventato ancora di più. Avevo quasi perso persino le forze per respirare. Per molto tempo ho trascurato il lavoro e questo ha creato molti problemi in ufficio. Eppure il capo non ha cercato nessuno per sostituirmi, ha aspettato che mi riprendessi. Inoltre, anche ora mi permette di smettere alle 4 e di tornare a casa. Ha assecondato la mia esigenza di non lasciare Yuji a casa tutto solo quando torna da scuola. Ovviamente lo stipendio si è ridotto, ma in cambio ho guadagnato tempo prezioso che il denaro non può comprare. Ho sentito che in alcune città funzionano dei dopo scuola, ma qui non abbiamo simili comodità. Per questo gli sono molto riconoscente. Arrivai in ufficio e prima di tutto salutai la signorina Nagase che era già al lavoro. Buongiorno, buongiorno. Quando ho iniziato a lavorare qui, lei c'era già. Mi ha raccontato di essere arrivata appena terminato il liceo, quindi adesso dovrebbe avere 26 anni. È una donna riservata e scrupolosa e i lineamenti del suo viso rispecchiano il suo carattere. Sono un po' preoccupato per lei. A volte mi chiedo se sarà mai in grado di fare carriera, con tutte le ragazze sfacciate che ci sono in giro. Forse un giorno, a furia di sgomitate e di calci, finirà per precipitare dall'orlo di questo mondo. Il capo non era ancora arrivato. Ultimamente compariva in ufficio sempre più tardi. Non credo però che fosse perché aveva rallentato il passo. Per un po', quindi,
in ufficio non c'eravamo che noi due, nessun altro. Un numero sufficiente per fare il lavoro da fare. Sedetti alla scrivania e feci scorrere lo sguardo su tutti i post-it scritti in modo quasi illeggibile e attaccati alla lavagna. Ore 14, banca, ritirare i documenti dal cliente, andare all'ufficio del registro, messaggi dal mio io di ieri al mio io di oggi. Non ho molta memoria, quindi ho preso l'abitudine di trascrivere su bigliettini tutto quello che devo fare. La memoria corta è solo uno dei tanti limiti che ho. Evidentemente quando mi hanno progettato hanno fatto un errore. Solo uno. Probabilmente non si poteva cancellarlo con il bianchetto e riscriverci sopra a penna. Sto usando una metafora naturalmente, ma credo che sia avvenuto davvero una cosa del genere. Comunque, forse i nuovi caratteri si erano sbiaditi, forse quelli vecchi erano riaffiorati. Sta di fatto che nella mia testa accade una cosa molto bizzarra, per cui importanti sostanze chimiche vengono prodotte a casaccio. Per questo sono uno che si agita più del necessario, che prova ansia quando non dovrebbe, che non riesce a dimenticare ciò che vuole scordare, né a ricordare ciò che vuole tenere a mente. È una grande scocciatura. Posso svolgere solo certe attività. E in più mi stanco subito. Sul lavoro commetto degli errori e vengo sottovalutato dagli altri. In pratica vengo trattato come un incapace. Non vado certo a spiegare a tutti che è colpa delle sostanze chimiche del mio cervello. Sarebbe seccante. Non capirebbero e poi, a conti fatti, che si guadagnano se si guardano i risultati, quello che dicono è vero. Il mio capo è una persona molto generosa e mi permette di continuare a lavorare qui. La signorina Nagase mi aiuta in tutto ciò che faccio con naturale disinvoltura. Sono loro profondamente grato. Sbrigato il lavoro d'ufficio, stipai i documenti nella borsa e uscii. In bicicletta mi diressi di volata all'ufficio del registro. Non ho la patente. Ho provato a prenderla una volta, al secondo anno di università. Ma non sono riuscito a superare lo scoglio dell'esame di guida. Solo pochi mesi prima mi ero reso conto per la prima volta che qualcosa nel mio cervello non funzionava a dovere. Un interruttore aveva fatto click. Si era aperta una valvola e l'indicatore di livello era andato in tilt. Quando avevo tentato di riprendere la patente, ero ancora in forte stato confusionale per quella ragione. Forse dovrei essere contento di essere riuscito ad arrivarci all'esame di guida. Quel giorno, quando mi ero seduto al posto di guida, con l'ispettore a mio fianco, quelle sostanze chimiche erano già abbondantemente in circolazione nelle mie vene. Mi sentivo più agitato del necessario e non riuscivo a mantenere la concentrazione, neppure per un istante. L'ansia era come le pedine di un domino che cadendo dilatano la forma di partenza. Si ingigantiva con una forza incredibile, un'energia a dir poco esponenziale, davvero impressionante. Mi sembrava di morire. Pensai che stavo davvero per morire. Però in quel periodo lo pensavo almeno una decina di volte al giorno. Ancora adesso mi capita di pensarlo un paio di volte nell'arco della giornata. L'esame venne sospeso. Ho tentato ancora due volte, poi mi sono rassegnato a non prendere la patente. A mezzogiorno mi siedo su una panchina del parco e pranzo con le cose che mi sono preparato a casa. Cucino in modo molto frugale e cerco di eliminare tutto ciò che può essere eliminato. Per di più, quando mangio roba preconfezionata, finisce sempre che mi viene mal di stomaco. Per un sacco di gente andrà anche bene, ma per me gli additivi sono una questione di vita o di morte. I miei sensori interni sono 10 volte più reattivi di quelli degli altri. Sono molto sensibili alle variazioni di temperatura, di umidità e di pressione. Per questo il mio orologio è dotato di barometro. Così sono sempre pronto a qualsiasi evenienza. Ho una paura tremenda dei tifoni.
Di conseguenza mi stupisco continuamente che la gente normale dimostri i nervi così saldi. Di tanto in tanto mi capita di pensare a me stesso, come a un piccolo animale erbivoro che sta per estinguersi perché è troppo delicato. Magari da qualche parte, nella lista rossa delle specie in via di estinzione, si parla anche di me. Nel pomeriggio passai da alcuni clienti e tornai in ufficio. Anche in questo caso ho sempre i miei bigliettini a portata di mano. Segno con una crocetta i clienti da cui sono passato e controllo quelli rimasti. Se non faccio così, mi può capitare di andare due volte dallo stesso cliente o di tornare in ufficio dimenticandomi altri a cui invece dovevo far visita. Consegnai a Nagase i documenti ricevuti dai clienti, sistemai alcune questioni di segreteria e terminai il mio lavoro. Il capo non si era visto. Arrivederci, salutai Nagase e feci per lasciare l'ufficio. Senta, mi bloccò lei. Sì? Si toccò diverse volte il colletto e le maniche della camicia con aria imbarazzata. Ecco, niente. Beh, arrivederci, le dissi sorridendo dopo un secondo di pausa. Arrivederci.